Buongiorno da Piercarlo Lava, sono con Maurizio Odone, capogruppo della Lega Nord di Valenza. Odone, buongiorno. Buongiorno a lei. Odone, lei ha partecipato alle elezioni amministrative di Valenza come candidato sindaco della Lega Nord. È soddisfatto del risultato o si aspettava qualcosa di diverso? Sono soddisfatto del risultato che abbiamo ottenuto, indubbiamente, anche perché è frutto di una campagna elettorale molto breve, intensa, e che comunque da parte soprattutto di forze del centrodestra è stata come ha avuto come protagonista la Lega, nel senso che più che programmi da portare ai cittadini hanno portato dei programmi contro la Lega Nord. Quindi posso dire che siamo soddisfatti, abbiamo ottenuto un buon risultato, ma come sempre nelle competizioni, seppur elettorali, si potrebbe sempre fare di più. La Lega Nord a livello nazionale è non solo risultato in crescita, ma è l'unico partito che ha aumentato il numero dei voti. Lo stesso Movimento 5 Stelle ha perso poco, ma ha perso qualcosa. Chi ha perso di più è stato il PD. Ecco. Sì. Come commenti questo risultato? Ma proprio ieri leggevo dei dati, non so se sono proprio attendibili, i dati dai ministeri, li ho letti sui social network, hanno dato che la Lega Nord ha avuto il 109% in più dei voti. Quindi li abbiamo raddoppiati. Il 5 Stelle, anche loro raccogliendo un voto di protesta, per carità, hanno il loro bel bacino di utenza e quindi siete soddisfatti? Assolutamente, penso. Non possiamo non essere soddisfatti. Del resto va anche detto che a Valenza con il 15% praticamente siete allo stesso livello della Lega Nord a livello nazionale, che ha triplicato i voti negli ultimi tre votazioni, dal 5 al 10 al 15. Perfettamente, e siamo anche il primo partito del centrodestra Valenza e rappresentiamo il centrodestra Valenza. A Valenza però ci sarà il ballottaggio fra Cassano, Forza Italia e Barbero PD. Il voto della Lega ovviamente sarà determinante. Lei sarà disponibile ad un accordo con Forza Italia e eventualmente a quali condizioni oppure no, e in tal caso quali indicazioni darete ai vostri elettori? Allora, la posizione della Lega oggi sicuramente non è facile, dovendo guardare un movimento che è un movimento, come si dice tra virgolette, di pancia, si è portati forse a volte a ragionare un pochino, forse troppo con l'entusiasmo. Oggi però Valenza ha dato alla Lega Nord una responsabilità non indifferente. Siamo il secondo partito e, come abbiamo detto prima, siamo il primo partito di centrodestra, siamo l'unica forza che è in grado di opporsi al PD, il PD impersonato anche da una vecchia nomenclatura, risalente addirittura al Partito Comunista, quindi non è da sottovalutare questo dato. Quindi andremo avanti con le trattative, non chiudiamo la porta a nessuno, sicuramente, e se dovessimo entrare in una coalizione con il sindaco uscente Cassano, sicuramente è per arginare la prevalenza di risultato che ha ottenuto i risultati Barbero e per portare avanti il nostro programma, perché noi siamo sempre convinti che il nostro era un ottimo programma e attuabile per la città e che serve per la città. E per portare avanti un programma è importante essere in maggioranza, se no indubbiamente è sì. Un po' dura. Possiamo fare una bella opposizione, anche critica e costruttiva con emendamenti e ordini del giorno, però poi se alla fine non vengono votati. Ecco, visto che mi ha già risposto, direi che non sto a fare la domanda a chi nel centrodestra dice che uniti si vince e divisi si perde, come del resto è successo alla sinistra in Liguria, certo. Cosa risponde, perché praticamente mi hai già dato una risposta. Sì, uniti si vince, però ci devono essere le condizioni per essere uniti e le condizioni devono essere dettate subito. Inutile, la Lega ha sempre dimostrato, anche nella passata amministrazione, passata perché oramai è finita, nella passata amministrazione è sempre dato prova di responsabilità con il patto raggiunto con gli elettori nel 2010. Così è intenzione di fare anche per il 2015, siamo persone serie e coerenti, manterremo i nostri impegni e quindi l'unità dovrebbe essere data da subito. Ecco, alle recenti elezioni il Movimento 5 Stelle, anche se non ha vinto in nessuna regione, risulterebbe essere il secondo partito in diverse regioni. Ecco, come valuta questo risultato in un'ottica presente e futura? Il Movimento 5 Stelle, essendo un movimento
come la Lega Nord gode della mia più ampia simpatia. Noi non abbracciamo più l'idea di partiti, ci spostiamo verso i movimenti. Il 5 Stelle è un movimento più che altro di protesta, è destinato probabilmente a crescere, è arrivato in molte regioni ad essere il secondo partito, ha calato un pochino a livelli locali e a Valenza si immaginava che facesse di più. Io ero anche tra quelli che immaginavo un risultato maggiore da parte del 5 Stelle. Insomma, se sono rose fioriranno, vedremo cosa sono in grado di fare. Quest'anno sono chiamati anche ad avere un consigliere o due all'interno del Consiglio Comunale. Nella Regione Umbria mi pare che siano il secondo partito, quindi saranno anche chiamati a dare prova di quello che sono capaci di fare nelle varie regioni. Come del resto la Toscana è il secondo partito, in Toscana la Lega è il secondo partito. In Toscana la Lega è il secondo partito con Borghi, che anche qua Borghi non è un toscano di nascita, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che le idee della Lega sono idee giuste, valide e come sempre l'elettorato Lega premia sì l'uomo, ma soprattutto premia le idee della Lega. Ecco, il 3 giugno, che poi è stasera, se pubblicherò questo video oggi, se no sarà stasera per domani, in Consiglio Comunale si vota, si riprova a votare il bilancio. Cosa farà la Lega Nord? La Lega Nord, l'altra 20 giorni fa, non era presente alle operazioni di discussione di voto del bilancio consuntivo. E infatti il bilancio non è stato non è passato, il prefetto ha invitato nuovamente a ripresentarlo, è una data molto strana a metà del ballottaggio. Noi sicuramente non ci sentiamo più rappresentati, perché comunque i cittadini si sono espressi, hanno espresso un voto, noi non siamo stati eletti, perché è vero che ci sarà un ballottaggio, ma comunque il ballottaggio sarà coalizione di centrosinistra, coalizione di centrodestra. Oggi la Lega... Ecco, però se posso permettermi di interrompere, non votando questo bilancio c'è il rischio di un commissario. Sì, ci sarà il rischio di un commissariamento del comune, io immagino che non muoia nessuno. Tra 20 giorni, immagino un mesetto o massimo, non so quali sono i tempi tecnici necessari per insediare il nuovo sindaco con la nuova giunta, quindi perfetto. Immagino che il commissario possa tranquillamente svolgere il suo lavoro. Beh, mi pare di capire che questa sera non voterete il bilancio. Insomma. Vedremo. Per finire... Vogliamo ricordare in sintesi, perché so che è un programma ampissimo, ma vogliamo ricordare in sintesi quali saranno i punti salienti del programma della Lega Nord per Valenza e che appunto voi volete cercare di far vincere la coalizione di centrodestra, nella quale mi pare di capire entrerete, proprio per riuscire a realizzare. Quali sono i punti salienti? Allora, i punti salienti, quelli che ribadisco, quelli che noi abbiamo presentato la scorsa domenica agli elettori sono la riduzione degli stipendi del 50% degli amministratori, i referendum consultivi, la sicurezza, quindi i lavori pubblici nel senso di manutenzione di asfalti e marciapiedi che tanto hanno fatto discutere. E insomma, questi a grandi linee sono i temi che cercheremo eventualmente in un accordo con il sindaco uscente Cassano, se ci chiamerà, perché oggi noi non abbiamo ancora ricevuto nessuna offerta, quindi se ci chiamerà ribadiremo sui punti fondanti del nostro programma. Ecco, però ancora una cosa, diciamo che se voi foste entrati subito in una coalizione di centrodestra con un candidato eventualmente unico anche, praticamente il primo turno avreste concluso con un punto o due di distacco dalla sinistra, sì. Perché in effetti ci sono circa 2 punti mettendo insieme i voti. Sì. A questo punto, appoggiandolo, come mi pare di capire, che insomma, salvo che non venga fatto un accordo, ma insomma presenterete naturalmente le vostre richieste, se verrà fatto un accordo lo appoggerete, mi presumo. Ecco, appoggiandolo, quante probabilità lei pensa che avete a questo punto di vincere come presidente di destra, considerando che poi naturalmente c'è
tutti gli altri cittadini che hanno votato per gli altri movimenti, non solo il Movimento 5 Stelle, ma anche Luca Merlino, Spinelli, Magrini, eccetera. Allora, il divario è molto ampio, è inutile nasconderlo, ed è una vera e propria ulteriore campagna elettorale, perché mi pare così a memoria che ci siano 18 punti di diversità per la coalizione Cassano da recuperare. Sì, però mettendo i vostri non sono più 18, non sono 2. Esatto, sono poi 2 punti se entrassimo noi. Sarà dura, secondo me. Secondo me l'amico Barbero è sempre favorito. Però ci sentiamo eventualmente di entrare proprio per chiedere uno sforzo in più al nostro elettorato. Cercheremo di essere più incisivi, perché se siamo arrivati solo, tra virgolette, solo al 15%, vuol dire che qualche cosina forse non abbiamo dato. E se dovessimo entrare in una coalizione, ci impegniamo a darlo per arginare soprattutto, e chiederemo anche alle altre forze liste civiche per arginare appunto il successo dell'amico Gianluca. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a lei e arrivederci a tutti, buongiorno.